Eccoci qua per il primo appuntamento dell'evento Democrazia e Partecipazione, un evento pensato a Trapani per il futuro per avvicinare la comunità trapanese ai personaggi di spicco della nostra città. Eccoci allora che ci troviamo con il sindaco Vito Damiano. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Sindaco, noi ci eravamo già incontrati in una precedente intervista che aveva rilasciato immediatamente dopo che si era insediato a maggio dell'anno scorso. Cosa è cambiato da un anno a questa parte? Cosa si aspettava? Cosa invece l'ha sorpresa? Questa è una domanda complessa che merita una risposta altrettanto complessa. Cosa mi aspettavo? Non l'avrei immaginato. Ovviamente le informazioni che ti vengono date sono sempre informazioni di carattere generale, quindi generiche, che non ti danno esattamente il polso della situazione, ti possono dare un'indicazione di massima. Poi quando entri nei meccanismi, che chiaramente non sono meccanismi che mi appartenevano, adesso cominciano ad appartenermi. Allora ti rendi conto che magari ci sono tante difficoltà o ci sono certe procedure di cui magari non conoscevi l'esistenza e soprattutto non ne potevi determinare il peso rilevante negli iter burocratico-amministrativi. Quindi è stata una bella scoperta, però bella si fa per dire, nel senso Impegnativa, sicuramente una impegnativa. scoperta che ti lascia un po' deluso a volte. Ti crea qualche amarezza perché ti rendi conto che vorresti fare molto di più, ma non lo puoi fare perché esistono determinati lacci, lacciuoli, determinati vincoli, eccetera. Adesso non stiamo a parlare sempre del solito argomento perché questo credo che ormai sia risaputo. Quello che è stato la devastante conseguenza del mancato rispetto del patto di stabilità, che non ti consente oggi di spendere nulla, cioè a dire noi continuiamo ancora adesso, a distanza di un anno, a dover risparmiare sulle spese e quindi sugli investimenti che dovremmo fare sul territorio. Allora questo significa che laddove sono previsti determinati interventi, vedi per esempio quelli che sono facilmente intuibili, no? Allora, investimenti per manutenzione delle strade, la buca nelle strade, il rifacimento del manto stradale, piuttosto che i cordoli dei marciapiedi, piuttosto che gli interventi manutentivi alle scuole che sono di proprietà comunale, oppure determinati interventi per il recupero del patrimonio comunale, patrimonio immobiliare, per metterlo a reddito, come si usa dire. Allora, per tutto ciò c'è bisogno di avere la disponibilità economica, c'è bisogno di avere delle somme impegnate in bilancio. Allora, il bilancio noi l'abbiamo fatto l'anno scorso, adesso stiamo rifacendo quello dell'anno in corso, bilancio di previsione che gioco forza, non viene realizzato ad inizio dell'anno, ma si arriva sempre, nella migliore delle ipotesi, a giugno, il mese di giugno. E quindi, mancando queste somme, mancando queste risorse, non avendo la possibilità di attingere a queste somme, sei costretto a rinunciare agli interventi. A proposito di interventi, a proposito dell'intervista che aveva rilasciato l'anno scorso la nostra associazione, ricordiamo che uno dei capisaldi del programma di questa amministrazione era legato alla risoluzione della questione idrica, l'emergenza idrica che aveva colpito diversi quartieri della città. Ad un anno dalla precedente intervista, come si sono evolute, come si è evoluta la situazione? Allora, diciamo che in quest'anno, nel corso di quest'anno, di questi 13 mesi, forse anche meno, perché noi consideriamo l'emergenza idrica che c'è stata l'anno scorso, che è durata più di qualche mese. Quindi diciamo noi siamo andati poi a regime nel mese di ottobre, settembre-ottobre. Quindi da settembre-ottobre fino adesso, quindi è poco meno di un anno, durante tutto l'inverno si è lavorato per realizzare un obiettivo, che era quello di consentire la transizione dalla primavera all'autunno senza far accorgere alla cittadinanza che si viveva il periodo estivo, cioè l'estate. Estate perché? Perché l'estate è il mese di maggiore criticità, no? Nella distribuzione idrica. Allora ho detto, se noi riusciamo a perseguire questo obiettivo, cioè fare in modo che la gente trascorra l'estate senza che si accorga della minima riduzione di distribuzione idrica, vuol dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo. L'obiettivo che era quello di risanare alcuni tratti della conduttura,
di sostituire alcune parti elettriche, perché la componente elettrica è di fondamentale importanza nella distribuzione idrica, perché l'acqua deve essere prelevata e serve energia elettrica, deve essere spinta e serve energia elettrica, deve essere distribuita e serve energia elettrica. Quindi sono tutti interventi che sono stati fatti durante il periodo invernale per assicurare un maggiore flusso idrico, ma soprattutto per garantire la continuità, la costanza nell'erogazione, perché è la costanza nell'erogazione che ti assicura, diciamo, quel benessere che la gente vuole. Cioè, oggi c'è acqua, domani c'è acqua, dopodomani. Quindi possiamo capire se il problema è stato risolto una volta trascorsa l'estate. Vediamo come risponderanno i cittadini. Vediamo come rispondono. L'estate chiaramente è stato, attira tantissimi turisti, e il settore turistico rappresenta quello che è la maggiore attenzione, che sicuramente un'amministrazione comunale deve prestare. E anche vediamo che chi ci ha seguito, che ha seguito la nostra associazione, questa iniziativa, è stato particolarmente attento a questo tema. Ci si accorge che Trapani ha le potenzialità per essere un centro di notevole interesse turistico, ma non dobbiamo cercare soltanto che il turista venga a Trapani, ma anche che ci ritorni, che lo consigli agli amici. Ed in effetti allora sembrano che siano poche le iniziative, gli eventi che possano accompagnare la passeggiata, il soggiorno dei trapanesi, sia scarso il servizio fornito dall'InfoPoint comunale. Allora, precisiamo che l'InfoPoint non è comunale ma è privato ed è gestito in convenzione, diciamo, col comune, perché il comune non era in grado, come non lo è tuttora in grado, di gestire direttamente l'InfoPoint. Quindi si è dato incarico ad un'associazione che voi conoscete bene, l'associazione Strade del Vino e Alice Doc, di farsi carico dell'allestimento di questi due punti di informazione che abbiamo in centro. Poi mi risulta che altri privati abbiano istituito dei punti di informazione, quindi stanno rendendo un servizio al turista, seppur possono avere un interesse diretto, quindi un interesse di natura commerciale, ma pur tuttavia, una volta soddisfatto l'interesse commerciale, c'è anche un interesse, diciamo, di carattere generico, che serve a migliorare il servizio che viene reso nei confronti del turista. Non possiamo pensare ancora di gestire i flussi turistici così come è stato fatto fino adesso. Purtroppo la mancanza di risorse, torniamo sempre a questo aspetto fondamentale, la mancanza di risorse non ci consente di poter avviare un programma che avevamo condiviso all'inizio di questa esperienza amministrativa, anche con l'intera giunta, e che credo trovi anche gran parte del Consiglio Comunale d'accordo, cioè a dire affidare la gestione degli eventi turistici o della promozione turistica o di comunque tutto ciò che riguarda il settore turistico a dei professionisti del settore, perché qui si vive ancora di piccoli suggerimenti dati a qualcuno che magari ha maturato un'esperienza turistica in ambito locale, di qualcuno che pensa di aver svolto bene gli studi in un settore di specifico interesse turistico. Ma non è così che si gestisce il turismo in una grande città, e comunque quando vuoi che questo diventi un elemento trainante dell'economia. Allora, ripeto, noi abbiamo un obiettivo prioritario, tra i tanti obiettivi importanti ce n'è uno che è assolutamente prioritario, rientrare nei parametri del patto di stabilità. Questo cosa significa? Che una volta rientrati nei parametri noi non saremo più costretti a risparmiare, ma avremo la possibilità di investire. Quindi quello che oggi non è consentito, perché dobbiamo a tutti i costi rientrare nel patto di stabilità, e di non poter spendere. Io mi permetto di suggerirle una idea low cost. Si potrebbe pensare di iniziare un corso di formazione per giovani affinché questi sappiano effettivamente trovarsi come guide turistiche e presentarli direttamente al porto, dato che sicuramente la maggior parte del flusso turistico viene dalle navi da crociera. Sarebbe un modo per i giovani di esercitarsi con lingue diverse, di confrontarsi con culture diverse, a prescindere eventualmente da una remunerazione che potrebbe esservi, come potrebbe anche non esservi. Beh, guardi, sul rapporto di lavoro col comune, il rapporto di lavoro non retribuito, già c'è stata una polemica che ancora continua, devo dire. Quando ho deciso di avvalermi della professionalità di una persona nell'ufficio stampa, diciamo, del comune,
seppur a titolo gratuito, seppur fatto nell'interesse non dell'amministrazione, ma nell'interesse della città, quindi per un motivo, per una ragione ben condivisibile ai più, tutto sommato moralmente apprezzabile, c'è stato qualcuno che ha sollevato il problema dicendo ma questo è lavoro nero, quindi con tante problematiche. Quindi sul discorso di stabilire dei rapporti fra l'amministrazione pubblica e il volontario che svolga un'attività che comunque potrebbe creare qualche problema, mi trovo restio, perché non posso stare a perdere tempo appresso a coloro che poi sollevano il problema. Devo dire che il consorzio universitario aveva già avviato dei master formativi proprio nel settore specifico del turismo. E credo che siano tuttora in corso. Laddove il comune potrà procedere anche a questo, all'assunzione di professionalità, ma è chiaro che l'infopoint me lo gestisco io, non lo do in gestione al privato. A meno che io non faccia un discorso di natura ben più ampia, quello di dire piuttosto che gestirlo io lo do al privato, perché il privato mi crea tutta una serie di ricadute a livello occupazionale sul territorio, per cui io rinuncio come comune perché magari mi fa risparmiare, spendo qualcosa in più, però mi innesca un procedimento di moltiplicazione dell'occupazionale. Bene, un altro tema che è stato sicuramente suscitato l'interesse di gran parte dei soggetti che hanno partecipato all'iniziativa è relativo alla viabilità della città. Qui spesso si predica bene ma si razzola male, tutti sappiamo che sì, sono belli i servizi pubblici, sono belli i mezzi di trasporto pubblici, è bello camminare con le biciclette, ma ad oggi è facile incontrare degli autobus completamente vuoti, degli autobus che seguono delle tratte poco interessanti, tanto per i turisti quanto per i cittadini. E manca forse anche la cultura di andare a prendere l'autobus, di camminare in bicicletta, mancano gli spazi. Ma nonostante si tratta di strumenti, di mezzi ecologici, di mezzi che aiutano l'ambiente, è anche il traffico che non è, come sosteneva Johnny Stecchino, il maggiore problema di Trapani, ma che comunque potrebbe diventare un problema non irrilevante. Quello di Johnny Stecchino era il problema di Palermo, non era di Palermo, è Trapani. No, al di là della battuta. Dunque, la questione è abbastanza complessa, anche questa del traffico, della mobilità, eccetera. Dobbiamo fare la guerra, devo dire, quindi dobbiamo combattere attualmente con una mentalità che purtroppo va in direzione opposta, come l'accennava lei poc'anzi. Cioè a dire, la gente è abituata ad andare in giro in macchina, la gente è abituata a farsi la passeggiata in macchina, la gente è abituata ad accompagnare i bambini a scuola in macchina, anche se, devo dire, le distanze sono molto contenute. Però c'è questa mentalità, questo modo di comportarsi, questa consuetudine. Adesso, quale compito ha l'amministrazione pubblica? L'amministrazione pubblica ha anche il compito di educare, di fare in modo che cambi la mentalità. Allora, i provvedimenti che sono stati adottati e quelli che si andranno ad adottare vanno proprio in questa direzione. Allora, la direzione qual è? Quella di far dismettere una certa mentalità, quindi non più la passeggiata in macchina, ovviamente, fin sotto le mura di Torre di Ligny per fare un'inversione di marcia e tornare indietro, per cui l'anno scorso abbiamo reso isola pedonale quel tratto di strada. In un primo momento c'era stato un po' di lamentele anche da parte della gente residente, che poi si sono abituati e hanno apprezzato, a distanza di tempo, hanno apprezzato l'iniziativa. Adesso, per esempio, un altro provvedimento che è stato criticato subito da qualche utente, perché poi alla fin fine le lamentele sono di qualche utente. Via Torre Arsa, non so se l'avete notato, l'ultimo tratto di via Torre Arsa, dove mancano i marciapiedi per via di una questione infrastrutturale che non si può andare a modificare. Ho voluto eliminare i parcheggi di moto e auto, anche per diversamente abili, che le abbiamo trasferite in altro luogo all'inizio di via Dantalighieri, per creare un camminamento pedonale, perché altrimenti la gente avrebbe camminato sulla carreggiata, quindi esponendosi a rischi, quindi c'è un discorso anche di sicurezza. L'esigenza di sicurezza l'abbiamo rilevata su Corso Vittorio Emanuele, il tratto asfaltato, quello che arriva poi in via Libertà, quindi Corso Vittorio Emanuele, via Carolina, fino ad arrivare al Largo delle Ninfe. Allora lì c'è un progetto per realizzare lo stesso camminamento pedonale. Quindi le autovetture
dovranno essere delocalizzate, il parcheggio sarà consentito solamente su un lato della strada, però dobbiamo garantire anche la sicurezza dei pedoni. Per cui i pedoni avranno la possibilità non più di camminare sulla carreggiata in mezzo ai veicoli che li possono urtare o li possono addirittura ferire, ma farli camminare in un camminamento sicuro, quindi fino a largo delle ninfe, in maniera tale da realizzare questo passaggio pedonale, questa fra virgolette isola pedonale, fino a Torre di Vigny, dal centro storico. Bene, a questo punto passerei a una domanda sicuramente più delicata, e sarà certamente a conoscenza del fatto che l'uso di sostanze stupefacenti è in continuo aumento, anche tra i giovanissimi a partire da 12 anni. Indagini svolte sul nostro territorio, nel territorio trapanese, dimostrano che è l'eroina la droga maggiormente utilizzata. Ed è necessario comprendere che il problema non può essere trattato isolatamente, ma necessita di una valutazione più ampia che vada ad integrarsi con ulteriori problematiche, la disoccupazione, l'emarginazione, la mancanza di spazi di aggregazione. E non crede allora che la bulia di Trapani o l'assenza di politiche sociali, soprattutto nei quartieri popolari, possa influenzare questi comportamenti masochisti e senz'altro errati dei cittadini caratterialmente, emotivamente meno forti? Assolutamente sì, anche se la problematica, come accennava lei, è di carattere generale, quindi va vista in un quadro analitico complessivo. È molto difficile, non si va a risoluzione, si può andare a contenimento del fenomeno, perché sappiamo benissimo che i momenti di crisi sono quelli che maggiormente espongono al rischio di tossicodipendenza. Interventi in periferia, interventi nel sociale, in periferia. Su questo stiamo lavorando, nel senso che stiamo cercando di realizzare dei punti di aggregazione giovanile, così come è stato fatto in passato per i centri sociali per anziani, dove gli anziani si possono riunire e possano trascorrere il loro tempo anche con attività ludiche, eccetera. Stiamo cercando di realizzare questi centri di aggregazione giovanile, appunto perché ci rendiamo conto che laddove lo sport, la cultura o comunque tutte le altre manifestazioni sociali, istituzionali, non riescono ad aggregare i ragazzi, può darsi pure che con altre iniziative che vengono sempre dallo stesso mondo giovanile, quindi che promanano dai ragazzi e quindi dovrebbero essere più aderenti, riescano a farci ottenere questo risultato. Perché un conto se noi diamo all'associazione Vattrapesca piuttosto che alla parrocchia, piuttosto che ai nostri servizi sociali, il compito di organizzare un centro di confronto per i giovani, perché è un qualcosa che viene calato dall'alto. Un conto invece dire ai giovani come vi volete organizzare, allora io vi metto a disposizione le strutture o comunque gli strumenti, eccetera, però organizzatelo voi sulla base delle vostre esigenze, allora sarà più rispondente. E quindi su questo si sta lavorando, stiamo cercando anche delle strutture dove poter creare questi punti di aggregazione di ragazzi che chiaramente potrebbero trovare l'alternativa a quelle isole sportive, che sia il calcio, che sia il basket, piuttosto che la pallavolo, dove potersi incontrare e quindi ulteriormente crescere sotto l'aspetto culturale. E passiamo appunto ad un aspetto culturale. La Seconda Guerra Mondiale ha tolto a Trapani il teatro. I nostri genitori, o meglio, mi perdoni, i nostri nonni conoscevano e hanno conosciuto il vecchio Teatro Garibaldi, che sorgeva dove ora troviamo la Banca d'Italia. Da quel momento Trapani ha avuto soltanto delle soluzioni provvisorie: il Cineteatro Ariston, la Villa Margherita, il Teatro Tito Marrone, comunque Teatro dell'Università. Si tratta di soluzioni non degne. Ha il comune, l'amministrazione comunale, lei ricordava problemi economici, lo posso anche capire, ma Trapani sente l'esigenza di un teatro, sente l'esigenza di riavere ciò che nel 1945 è stato tolto dalla guerra? Ma guardi, che Trapani senta l'esigenza di avere un teatro, probabilmente è così, non lo metto in dubbio, però a giudicare dai risultati, cioè da quello che vediamo sul campo, al di là di una limitata categoria di cittadini che hanno a cuore il teatro e le attività che vi si svolgono, ho notato che c'è molto disinteresse. Le faccio un esempio banale. Col Nabucco, l'ultima sì. Cioè la prima rappresentazione di lirica di questa stagione estiva, abbiamo visto che la presenza era in un certo qual senso calata, forse anche perché un'opera impegnativa. Magari anche il contesto,
la scenografia non adatta, il luogo non adatto. No, guardi, quello è un teatro di tradizione, quindi i trapanesi ci sono sempre andati, ci andavano ben volentieri, anche perché i trapanesi erano abbastanza competenti. Parlo di un'altra generazione. Erano abbastanza competenti ed erano molto critici nei confronti delle compagnie che venivano ad esibirsi a Trapani. Purtroppo quello che si sta notando è questo, che col passare del tempo, quindi per ragioni puramente anagrafiche, il pubblico si va assottigliando e non c'è il ricambio. Ma non c'è il ricambio per una responsabilità che è ascrivibile proprio a coloro che frequentavano il teatro, perché non hanno educato le generazioni, le loro generazioni successive, a frequentare i teatri, a frequentare l'opera lirica nel caso di specie. Quindi inevitabilmente si va verso questa morte della lirica, scusate se sono molto crudo nei termini. E quello che dispiace è che non ci sono giovani che apprezzano la lirica, perché evidentemente non sono stati educati ad apprezzarla. Bene, allora quello che noi vogliamo fare con l'Ente Luglio Musicale, che avremmo voluto fare, però adesso abbiamo altri problemi, perché sapete che la provincia è socio dell'Ente Luglio Musicale, quindi con la soppressione della provincia verrà a mancare una parte di finanziamento, il Comune non è nelle condizioni di sostenere un'ulteriore spesa in questo momento particolare, eccetera, quindi sono tutte problematiche abbastanza serie e complesse. Allora si andrebbe verso la morte di un teatro di tradizione che è nato come teatro lirico. Con l'Ente Luglio Musicale avevamo in mente come progetto quello di riqualificarlo, quindi mantenere una piccola componente di tradizione lirica, ma allo stesso tempo cercare di ampliare l'offerta dell'Ente Luglio Musicale, inserendoci anche la prosa, inserendoci i concerti, cioè allargando un tantino in maniera tale che l'Ente Luglio Musicale non fosse solamente quel contenitore abbastanza ristretto dove c'entrasse solamente la lirica, quindi allargare un tantino anche con musical, cabaret e quant'altro, questo per avere un pubblico quanto più eterogeneo sotto l'aspetto anagrafico, quindi fare in modo che anche i giovani si avvicinassero, ogni tanto buttare dentro un pezzo di lirica in maniera tale da averli lì e chissà, dai oggi, dai domani, li entusiasmiamo. Era una battuta questa. Bene, passiamo a un altro tema, un tema che è stato ancora una volta a cuore da parte di chi ci ha sentito, chi ci ha seguito. E faccio riferimento a due, chiamiamole piaghe sociali, ma di minore chiaramente rilevanza rispetto a quella trattata prima. La presenza di parcheggiatori abusivi e il randagismo. Si camminerà sicuramente per le strade del centro, si troverà i soliti due cagnoloni adottati oramai dalle strade del centro. Camminerà sicuramente a lungomare Dante Alighieri, troverà il soggetto col cappelluzzo che le chiede il caffè. È una sorta di pizzo mascherato, una sorta di chiaramente una situazione da superare. Qualcuno propone, si potrebbe addirittura attribuire un tesserino, una divisa comunale a questi soggetti al fine di limitare il fenomeno dell'abusivismo. Dunque, allora, sono due temi sono due temi completamente diversi. Allora, sul discorso dell'abusivismo, secondo me siamo nel range del normale fenomeno, perché se noi andiamo in giro per l'Italia, non dico per il mondo, forse ci sarà qualche altro paese più o meno al nostro livello dove si svolge ugualmente l'abusivismo commerciale in genere. Noi stiamo parlando di famiglie ai margini della società, dove vivere giornalmente è un problema. Questo dà luogo al fenomeno dell'abusivismo commerciale normalmente. Sul fenomeno dell'abusivismo dei parcheggiatori, lì si potrebbe innestare anche un altro tipo di discorso, come esiste anche in altre realtà. Cioè che questo stato di malessere di queste persone venga opportunamente canalizzato verso altri fini, che sono i fini dell'approvvigionamento di liquidità, eccetera, eccetera. Quindi potrebbe essere gestito anche da qualche organizzazione criminale, come in altre realtà si verifica. Qui tenderei ad escluderlo, perché si tratta di pochi elementi, non è così diffuso sul territorio, perché allora bisognerebbe preoccuparsi.
Ma al di là di questo, che non vuole essere assolutamente una giustificazione, allora nessuno si deve sentire costretto ad offrire il caffè se non hai voglia di offrirlo, come ha detto lei, eh? Cioè qualcuno che vuole offrirti il caffè. Quindi di denunciare i fatti. Il problema è che qui non si denuncia nulla, perché c'è ancora qui quella sorta di mentalità di accettazione. Ma più che di accettazione, no, ma chi te lo fa fare, ma statene tranquillo, non sono problemi tuoi, tutto sommato che ti ha chiesto un euro, ma dagli un euro, eccetera. Però poi siamo pronti, cioè noi accettiamo questo modo che non è un modo, diciamo, ortodosso di comportarsi, no? Perché un comportamento lineare sarebbe quello di dire no, io non te le do, punto. Magari dicendolo, sperando bene, dicendolo no, in maniera garbata, dire non ho spicci, eccetera. Chiaramente andarsi a mettere in una posizione di conflittualità con gente che non ha nulla da perdere non è un consiglio che io mi sento di dare ai cittadini, è evidente. Però ecco, voglio dire, non è un fenomeno così diffuso, c'è sempre stato. Questo non significa che ci debba essere sempre, però il fatto di poterlo segnalare, di segnalarlo opportunamente, a parte il fatto che alcuni interventi sono stati fatti da parte dei vigili, laddove i vigili riescono a trovare il tempo e soprattutto quel tempismo per andarli a individuare nel momento in cui si verifica questa sorta di mini estorsione. Allora lì si interviene, si può intervenire così in forma generica, ma sostanzialmente non dà risultati. Il randagismo invece, ne parlavo stamattina in consiglio, è un fenomeno che abbiamo contratto notevolmente, cioè quantomeno sul territorio di Trapani è notevolmente contratto. Adesso che si vedano ancora i cani liberi per strada, quelli sono i cani di quartiere, i cosiddetti cani di quartiere che sono previsti, sono cani che non presentano rischi per la cittadinanza, sono cani che vengono accuditi. Si fa per dire, insomma, io preferirei accuditi in tutto, però li accudiscono solamente nella parte dell'alimentazione e non in altro. Vengono accuditi e vengono sottoposti a verifiche periodicamente, quindi a cura del servizio veterinario. Per quanto riguarda invece gli altri cani, quelli morsicatori, quindi quelli che creano una situazione di reale pericolo per la cittadinanza, quelli man mano che vengono presi vengono sterilizzati, vengono microchippati e nell'ultimo periodo, anche a seguito di questa che sembrava una sventura, cioè la chiusura del ricovero temporaneo per cani, perché quello che c'era a Trapani non era canile, è stato sequestrato perché mancava dei requisiti, che quando siamo andati a verificare il possesso dei requisiti anche dei nostri beni ci siamo accorti che non era in possesso. È stato sottoposto a sequestro amministrativo, questo sembrava all'inizio una iattura, invece si è rivelato essere uno strumento efficace per contrastare il randagismo, e le spiego per quale motivo. Perché i cani prima venivano rinchiusi all'interno del canile, con costi chiaramente per l'amministrazione, perché li devi mantenere, li devi curare, li devi lavare, eccetera. Invece adesso noi li portiamo direttamente presso un canile abilitato a Caltanissetta, perché non il rifugio temporaneo, non è un canile, il rifugio temporaneo per cani che abbiamo qui a Trapani, non può riceverli essendo sotto sequestro. Allora i cani possono uscire da lì, ma non possono entrarvi. Quindi noi già abbiamo ridotto notevolmente la popolazione canina presente all'interno del rifugio. Gli altri cani che vengono accalappiati ogni tanto anche su segnalazione della cittadinanza, questi vengono trattati e poi inviati a Caltanissetta. Ci viene a costare qualcosa, ma sicuramente è più conveniente darli ad altri piuttosto che mantenerli. E questo ci ha consentito di ridurre. Certo è che se un branco mi viene da Casasanta, Erice o da San Giuliano, visto che Trapani non ha più le mura, non ha più i ponti elevatoi, quindi i confini sono aperti, è chiaro che i cani migrano da un territorio all'altro. Quindi si potrebbe verificare che magari da un altro comune, vedi quello di Paceco piuttosto che quello di Erice, mi arriva un branco di cani, allora il problema si manifesta sul territorio trapanese e viceversa. Le faccio una domanda che noi dell'associazione abbiamo fortemente voluto e che riguarda proprio noi giovani. Metà dei nostri associati studia fuori da Trapani, chi è a Firenze, chi è a Roma, chi è a Milano. Ci accorgiamo che più ci si allontana da Trapani, maggiore è lo spazio che le amministrazioni comunali dedicano ai giovani, e mi riferisco soprattutto all'assenza nella nostra città di un assessorato per le politiche giovanili capace di avvicinare giovani e politica,
e a limitati interventi da parte del comune stesso, da parte dell'amministrazione per quel che riguarda il nobile fenomeno dell'associazionismo giovanile. Si sente di poter dissentire? Ma devo dissentire perché anche se non c'è l'assessorato per le politiche giovanili rientrano nelle linee funzionali di un assessorato in particolare, che non si chiama assessorato alle politiche giovanili. Va precisato anche questo, la passata amministrazione disponeva di 10 assessorati. Noi per via di tutte le problematiche che le ho accennato, oggi abbiamo solamente 6 assessori. Si può notare qui dalle cartellette presenti sul tavolo, evidentemente ce n'è un assente oggi. 6 assessori. Disponeva di un certo numero di dirigenti, il cui numero è stato contratto con questa amministrazione. Quindi, laddove c'è la possibilità di avere un assessorato specifico, quindi dare un compito specifico ad un assessorato e quindi destinare risorse, e che ben venga. Però purtroppo noi abbiamo dovuto accorpare degli assessorati, quindi abbiamo l'assessorato alla cultura, allo sport, alla scuola, alle politiche giovanili, ai servizi sociali, eccetera, quindi è tutto un unico assessorato con all'interno alcune competenze, varie competenze. Chiaramente più viene frazionato l'assessorato al suo interno e minore sono le risorse che deve dedicare. Ma questo non significa che noi non siamo ottimisti. Speriamo in tempi migliori, laddove possiamo riconfigurare e riarticolare anche le competenze all'interno degli uffici comunali per dare il giusto valore, il giusto risalto anche a un tema così importante come quello delle politiche giovanili. Bene, concludo con una domanda che servirebbe per avvicinarla ulteriormente alla cittadinanza. Cosa può fare oggi il cittadino per incontrare lei, per ottenere un colloquio con lei in maniera tale da presentarle un problema, un'eventuale risoluzione di eventuali, altrettanto eventuali problemi, per presentarle qualche difficoltà e così via? Allora, non ciò che può fare il cittadino perché sembra quasi che sia un qualcosa che dovrà verificarsi nel futuro. Cosa fa il cittadino oggi per parlare col sindaco? Cioè, fino adesso come ha parlato col sindaco? Perché sembrerebbe quasi che il messaggio voglia dire guardate, il sindaco è inavvicinabile, adesso vediamo di farci dire come lo possiamo avvicinare. No, il messaggio è tutt'altro. Allora, partiamo dal presupposto che noi abbiamo a che fare con persone che, dico io, lo comprendo, ma in parte non lo posso condividere, hanno la pretesa di venire qui in comune e chiedere all'ingresso, scusi, io vorrei parlare col sindaco, e pensano che ci siano tutte le porte aperte, per cui uno arriva, bussa dal sindaco, entra e parla col sindaco. Ecco, così non funziona, perché altrimenti io dovrei stare perennemente in un ufficio, possibilmente vicino alla portineria, anzi, avere addirittura una porta sulla pubblica via e dire chi vuole viene a parlare, no? Dovranno fare una lunghissima fila. Allora, per evitare file e lunghe attese, il sistema che sto utilizzando, che ormai utilizzo da più di un anno, da quando mi sono insediato, è quello del ricevimento per appuntamento, nel senso, l'ufficio di segreteria o l'ufficio di gabinetto riceve la telefonata del singolo che ha necessità di parlare col sindaco per rappresentare un problema, dice sinteticamente di cosa vuole parlare col sindaco per evitare che sia, ripeto, una perdita di tempo, in maniera tale che io mi possa documentare. C'è una persona che le vuole parlare del servizio idrico, per esempio, no? Della mancanza d'acqua, per esempio. Per cui io mi documento, il giorno in cui viene questa persona e mi viene a dire guardi che a me manca l'acqua, gli posso dire guardi che invece io ho dei risultati che dicono che lei l'acqua ce l'ha, eccetera, eccetera, molto schematicamente. Ripeto, questo ritengo che sia lo strumento più efficace nel rispetto di chi vuole parlare col sindaco. È chiaro che io posso dedicare solamente un giorno alla settimana, perché gli altri giorni li devo dedicare anche ad altre attività, o riunioni, o giunta, a breve. Andiamo a concludere perché ho gli assessori fuori. Allora, voglio dire, capisco che tanta gente vorrebbe parlare col sindaco perché soprattutto nelle realtà meridionali ognuno ha sempre qualcosa da dire, perché poi chiaramente ne parla con amici, parenti, conoscenti, sai, io ho parlato col sindaco, quindi può essere, anche che non motivo, lo farò. Può essere anche un motivo di vanto, non lo so, eccetera. Però ecco, spesso e volentieri, ripeto, dall'esperienza che io ho vissuto da un anno a questa parte,
e che tanta gente ha bisogno di parlare, non ha bisogno di rappresentare un problema, perché sanno benissimo che quel problema o lo stai affrontando o è un problema, diciamo, non dico inesistente, ma è un problema irrisorio. Ma spesso e volentieri la gente ha bisogno di parlare, ha bisogno di confrontarsi con l'amministrazione. Quindi il vero problema non è il sindaco, la gente come può parlare col sindaco, come può parlare con l'amministrazione, come può parlare con coloro che decidono le sorti della tua vita sostanzialmente. Bene, a questo punto abbiamo terminato, ringrazio il sindaco Vito Damiano, ringrazio tutti coloro che hanno postato su Facebook le proprie curiosità e tutti coloro che ci ascolteranno. Do appuntamento allora al prossimo incontro di Democrazia e Partecipazione.